Colpo di mano ai limiti del grottesco. Renzi vuole il controllo assoluto, l'occupazione di ogni spazio di libertà, le mani del PD sulla RAI. È un florilegio di reazioni violente e trasversali, alleati di governo compresi, al colpo di acceleratore del Presidente del Consiglio sull'azienda radiotelevisiva pubblica. Il Consiglio di amministrazione RAI scade in aprile, a 3 anni dall'ultima nomina in base alla legge Gasparri, che affida alla Commissione di Vigilanza Parlamentare la scelta di 7 dei 9 amministratori. 2 spettano al Tesoro, azionista di maggioranza. Ora il governo vuole cambiare, all'insegna dello slogan, quantomeno abusato, fuori i partiti dalla RAI. L'ipotesi è di modificare la governance, affidare le nomine a una fondazione e ridurre i numeri del CDA. In tempi record, fosse anche per decreto, ha detto Renzi. Se le Camere indugeranno, ci saranno i criteri di necessità e urgenza per farlo, ha sostenuto. Ipotesi che fa scandalo. Ci opporremo in Parlamento e nel Paese all'occupazione di ogni spazio di libertà del Gengis Khan fiorentino, tuona al mattinale House Organ del gruppo di Forza Italia alla Camera. Gasparri, che offeso dal tono irridente del Premier, è arrivato a denunciare Renzi. Ricorda che fu la Consulta ad affidare al Parlamento la scelta dei vertici RAI. Si può decidere il numero degli amministratori, il rapporto tra vertice operativo e CDA, ma non si può prescindere dal Parlamento. Renzi non lo sa, ma sarà il presidente Mattarella a ricordarglielo, dice il padre della legge RAI. No al decreto, Mattarella si faccia sentire, converge il Movimento 5 Stelle con Roberto Fico. Sul blog di Grillo, il presidente della Commissione di Vigilanza, RAI, rivendica il ruolo del Parlamento, a cui accusa Renzi è allergico. Il presidente della Repubblica non potrà fare finta di niente, dovrà difendere autonomie e prerogative delle Camere. Il PD della Commissione di Vigilanza, Michele Anzaldi, chiede una corsia preferenziale per il disegno di legge di riforma RAI. Il decreto evocato da Renzi, sostiene, è un modo per dire al Parlamento di fare in fretta. L'attuale CDA può arrivare al massimo fino a luglio e nessuno, tranne il PD, ha presentato proposte di riforma. Drastico il renziano Matteo Richetti, che vorrebbe abolire i 3 TG RAI e fare una sola rete all news diversificando le altre. Cicchitto del nuovo centrodestra replica definendo una forzatura un eventuale decreto e un fiore all'occhiello i 3 telegiornali RAI.